Nel 1967 parte il sogno di un uomo: far crescere l'agricoltura, migliorare il lavoro di migliaia di coltivatori e aziende del territorio e allo stesso tempo ovviare al problema della scarsità di acqua, proteggendo l'ambiente con un'attività ecosostenibile. Una sfida ardua e impegnativa che richiede determinazione e perseveranza. Quella stessa perseveranza che un giovane capitano marconista di Monopoli mette in questa impresa. Lui è il barone Vitantonio Colucci, fondatore e titolare della Plastic Puglia, inventore e imprenditore di larghe vedute, è il classico esempio di un uomo di successo nell'imprenditoria internazionale. Se devo essere sincero, per me il lavoro è un hobby, perché il lavoro è molto piacevole, lavoro con l'animo, con il cuore, con il pensiero. Ecco il mio hobby, il lavoro. Nonostante la sua aspirazione a diventare medico, studia alla scuola di arti e mestieri e prosegue con la scuola nautica. Dopo una breve esperienza qui, si trasferisce alla neonata scuola parastatale per radiotelegrafista di bordo a Monopoli e nel 1957 sostiene gli esami di capitano marconista, risultando l'unico promosso su circa 60 aspiranti. Mi piace ricordare che gli amministratori del comune di Monopoli furono così gentili che dopo aver fatto il censimento dell'agricoltura ebbero il piacere di invitarmi a rimanere al comune di Monopoli come impiegato. In verità io diciamo che ringraziai gli amministratori, però capì subito che il mio lavoro consisteva nel dover andare a viaggiare, a navigare. Ha solo 21 anni quando parte per andare a procurarsi il primo imbarco. Sente che il suo destino è quello di navigare e di conoscere il mondo. Così risponde sì alla prima chiamata di un comandante di armamento. La sua destinazione è il Brasile. L'imbarcazione è molto vecchia, ma il giovane capitano marconista non si lascia impressionare e parte per questa nuova avventura. Passerà 10 anni in navigazione alla scoperta del mondo, un'esperienza che lo segnerà sensibilmente, creando in lui un legame molto profondo con il mare, talmente profondo che nella sua biografia, facendo riferimento a se stesso, oggi come imprenditore scrive: «Da buon capitano ogni giorno mi prodigo per superare indenne i flutti, i venti, le tempeste, tutti gli ostacoli quotidiani, affinché questa nave possa raggiungere sana e salva la sua meta, il suo porto di destinazione».
Nel 1966 è appena sbarcato a Monopoli per un breve periodo di vacanza, quando per caso incontra la signora San Girardi, moglie del suo ex professore, la quale gli comunica che suo marito è appena deceduto e la sua ditta è rimasta improvvisamente senza guida. C'era un problema grosso per la salvezza dell'azienda e di circa una decina di ragazzi che lavoravano in questa azienda. In un primo momento pensai che non era il mio compito. Il barone, rattristato per la notizia, decide di voler fare qualcosa e comincia a dare una mano nell'azienda. Quella stessa azienda che sarebbe diventata la sua seconda casa. Nasce la Plastic Puglia. Di lì a poco il barone decide che la sua azienda ha bisogno di più spazio. La crescita rende necessaria una nuova struttura, dei nuovi macchinari, un modo di pensare più ampio, rivolto alla grande produzione. Così si sposta appena fuori città, al confine con Polignano a Mare. Riuscì a capire che si potevano produrre delle stecche in plastica che dovevano sostituire le stecche in legno che si usavano a quel tempo davanti alle finestre delle case. E comprai un impianto da una ditta di Milano per costruire queste stecche che io chiamavo stuoia svedese. Il giovane Colucci ha già rivoluzionato il prodotto principale della ditta San Girardi. Fu veramente un'innovazione, quindi fu un successo. E così cominciai a costruire queste stecche che poi piano piano andavano a sostituire le stecche in legno che si mettevano davanti alle case della zona del Salento. Il fondatore della Plastic Puglia ha un profondo legame anche con la terra. È sempre stato molto attento ai bisogni primari e alle necessità del mondo agricolo. Ed ora sente di poter aiutare il suo paese. Mi ricordo quel tempo l'irrigazione era fatta sotto i vigneti, sotto i sesti, con il sistema a scorrimento, che quindi da una visita, dai sopralluoghi, io capii che non era il più ideale e così mi attivai per scoprire così una costruzione di un tubo che poteva essere in PVC o in polietilene. Il barone così sposta tutte le proprie energie sullo sviluppo di un'idea che di lì a poco avrebbe rivoluzionato il mondo dell'agricoltura. Inventa il primo tubo per l'irrigazione in polietilene. Il barone ed il suo team credono che la loro nuova invenzione possa scatenare una vera e propria rivoluzione, migliorando in modo considerevole il mondo dell'agricoltura. Quindi il lavoro dell'imprenditore è sempre quello di creare presupposti di sviluppo tecnologico per rendere l'attività più economica e poter essere più concorrenziali sui mercati. Il sistema Gold Drip sarà alla guida di questa rivoluzione, ma di lì a poco ne seguiranno altri, come la manichetta Aquadrop, fino al sistema Aquatape per le colture in serra e campi aperti. L'acqua, prima interpretata solo come nutriente per la pianta, si è poi rivelata essere un veicolo per le sostanze nutrienti contenute nel suolo per arrivare a far vegetare la pianta. Le materie plastiche, i tubi in polietilene al servizio dell'agricoltura, per la migliore organizzazione del lavoro e per il risparmio di acqua, tema che sta molto a cuore all'azienda. Ridotti i consumi energetici, ridotti i consumi di acqua, e contemporaneamente la massima produzione da parte delle piante. Le piante, soprattutto ortaggi, vengono nutrite lentamente e ciò è garanzia non solo del risparmio di acqua, ma di una migliore e razionale crescita della pianta. Sono Pesce Geronimo, responsabile di produzione del reparto Ali Gocciolandi Aquadrop Gold Drip. So che cosa significa
lavorare per un prodotto che aiuta l'agricoltura. I sistemi Gold Drip e Aqua Drop sono i più completi modelli di irrigazione in agricoltura, con la firma ed il marchio di qualità Plastic Puglia. Io credo che il rispetto dell'ambiente è un rispetto innanzitutto civile. In linea con la filosofia aziendale, il Barone crea una riserva naturale nel mezzo della fabbrica, un vero e proprio giardino zoologico. Credo che tutte le imprese dovrebbero essere fatte in questa maniera, ma anche, secondo me, i lavoratori, lavorando in un ambiente pulito, si sentono molto a loro agio e lavorano con molta tranquillità, soddisfazione d'animo. Il nostro titolare ha creato i presupposti perché uno deve vivere bene qui. Già dall'entrata uno dà un'occhiata, c'è pulizia, ordine. Terte. Per avere un buon rendimento una persona poi deve vivere tranquilla. È proprio l'ambiente che crea benessere, secondo me, nei lavoratori, nel personale operante. È un approccio completamente nuovo alla produzione di materiale plastico. Il Barone progetta di persona alcuni dei macchinari presenti nella fabbrica. È una concezione del tutto nuova del lavoro. Un imprenditore che costruisce con la sua mente visionaria i mezzi con cui creare i materiali da lui stesso inventati. Una dote innata, presente solo in pochissime persone. In pieno stile di grande azienda, lo stabilimento è fornito con le attrezzature più avanzate. La linea di produzione automatizzata può produrre decine di migliaia di materie plastiche e può farlo in totale sostenibilità ambientale. Il titolare della Plastic Puglia ed il suo team hanno raccolto la sfida per la costruzione di un mondo migliore, dedicando una parte della loro produzione ai materiali rigenerati. Qui arriva il materiale già selezionato in polietilene dalle varie aziende che producono questo tipo di prodotto. La foglia di polietilene arriva in balle presso il nostro stabilimento, dopodiché viene sottoposta alle fasi di lavorazione e di lavaggio. Quindi viene messa su un nastro trasportatore che a sua volta attraverso delle centrifughe e dei mulini viene pulita di tutti i suoi corpi estranei. Macchine multifunzionali. Sistemi di produzione automatizzate. Lo stabilimento è progettato per essere il migliore sotto tanti aspetti. I continui, ingenti e mirati investimenti in nuove tecnologie hanno consentito a Plastic Puglia di sviluppare prodotti sempre più efficaci ed efficienti. La Plastic Puglia si avvale di un team commerciale professionale in grado di coordinare e gestire efficacemente tutte le esigenze di mercato in Italia e all'estero. Mercato che costantemente viene analizzato proprio per far fronte a tutte quelle esigenze di ogni singolo agricoltore. Ed è proprio per questo motivo che giornalmente Plastic Puglia investe le proprie risorse sia in termini di produttività che di qualità di prodotto. I nostri prodotti sono oggi tra i più avanzati ed apprezzati al mondo e solo grazie al perfetto connubio raggiunto tra uomo e macchina
abbiamo oggi la possibilità di raccontare e diffondere la qualità delle nostre produzioni durante gli incontri e le fiere che abbiamo sia in Italia che all'estero. L'azienda si occupa anche della formazione del personale dipendente attraverso dei percorsi formativi ai termini dei quali viene rilasciato un attestato. Questi percorsi non sono solo la possibilità a giovani lavoratori di conoscere le attività del nostro settore, ma rappresentano una concreta opportunità di inserimento nel team Plastic Puglia. Ho 27 anni, lavoro presso questa azienda dal 2010 e mi hanno assunto appena diplomato, quindi ho fatto tutto il percorso da stagista. Per un periodo ho lavorato sugli impianti come turnista. Cioè, è come dire che fra dire e fare c'è di mezzo il mare. Io tolgo quel mare di mezzo e faccio sì che il giovane che viene dalla scuola passa subito alla vita vera di lavoro, di cultura del lavoro. Ma nei giovani io non insegno solo il lavoro, ma anche il rapporto con il prossimo, con gli altri loro coetanei, cioè creo dei presupposti di cultura del sociale, della socialità. E io vi dico che i ragazzi sono felicissimi perché veramente apprendono qualcosa di importante per il corso della loro vita. Questa è un'azienda che punta molto sui giovani e io ne sono la prova, essendo in così giovane età già responsabile del reparto Acquatape. Quando si parla di rivoluzionare la concezione di un lavoro che fino a quel momento si presenta completamente diverso, c'è un muro contro il quale si sbatte. La rottura con i vecchi schemi non è vista sempre di buon occhio. Figuriamoci l'approccio con nuovi materiali, come la plastica, in un periodo storico come quello degli anni 70. Nel 1967 è chiaro che le materie plastiche erano ancora in fase di studio, quindi è stato un grande lavoro a quei tempi. Si può dire che nel corso di questi pochi anni, diciamo di circa 50 anni, c'è stata una rivoluzione, lo sviluppo tecnologico delle materie prime. Nonostante la Plastic Puglia operi in un settore di antiche tradizioni, ha sempre avuto uno sguardo all'innovazione e con i suoi sistemi all'avanguardia ha tracciato un profondo solco con il passato. Nell'arco di questi 50 anni, grazie al genio e all'intuito di un giovane imprenditore monopolitano, è nata una vera e propria cittadella industriale che con il suo operato ha creato nuovi posti di lavoro, ha permesso lo sviluppo di nuove attività e ha contribuito in modo sostanziale al sogno di sostenibilità ambientale, lavorando per la conservazione della nostra risorsa più importante, l'acqua.